Benvenuti Lupetti in questo nuovo episodio di Super Mario Party Jamboree. Nello scorso episodio abbiamo cominciato la modalità storia con aiutante in arrivo. E oggi la continueremo con Mario. Oh, forse sei qui per aiutarci? E sì, continueremo con Mario, quindi abbiamo fatto il 3% del gioco, quindi continuiamo. Ci sono ben 50 stelle da prendere in quest'isola, quindi isola Goomba. Quindi continuiamo. Effettivamente lo stesso oggi faremo il boss. Vorrei fare oggi il boss e finire l'isola, ma non credo di riuscire a farcela. Manca una vite. Come faccio a sistemare la teleferica? Speriamo che non sia finita in mare. Per caso hai visto una vite da queste parti? La merce che ho ordinato al negozio di Koopa non è arrivata. Volevo tanto metterla sugli spazi oggetto. E ora come faccio? Oggi ho un presentimento. Sento che troverai una lettera di sfida e un minigioco nei pressi del vulcano. Vai a dare un'occhiata. Recuperiamo qui. E la vite, ok. La canna da pesca, la vedo già lì in fondo. Ci serve dallo scorso episodio, quindi la prendo già. Poi, lettera di sfida, ok, no, qua. Ho trovato la lettera di sfida, menzionata dal Goomba. Pendolo compresa. 2 contro 2, vinco 2 stelle, ok. Inutile dirlo che anche se questa è un let's play al 100%, quindi cominciamo. Due giocatori volteggiano a turno per afferrare la barra successiva, fino a raggiungere il traguardo. Assicurati che l'altro membro della squadra afferri saldamente la sua barra, prima di lasciare la tua. Ok. Io sono con Rosalinda. I competitori hanno sbloccato Pauline e anche poi la fine Ninji. Il video uscirà poi oggi alle ore 17. Il mio primo video guida. Che se solo così è molto semplice. È abbastanza easy come cosa. Prima che ho mai quasi finito, io Rosalinda. C'è veramente una lettera di sfida. Mi viene ringraziare chi te ne ha parlato. Ho messo un cartello così potrai riprovare quando vuoi il minigioco che hai trovato, ok. Ricevuto una decorazione per aver ottenuto 10 mini stelle. Che palloncini che ricordano che bisogna sempre aiutare gli altri. Usala per decorare la piazza party, ok. Oh Mario, so che vuoi trascorrere un po' di tempo qui. Credevo che stessi aiutando. Oh, sembra che Kamek abbia fatto apparire un tuo sosia, Mario, e prenderà il tuo posto. Varietà con Mario. Devo saltare? Presumo di dover saltare il più in alto possibile. Varietà con Mario, affronti i minigiochi di foglia in foglia. Rotoloni e tipo timido dice per ottenere più punti possibile. Ok, non l'ho capito. Ah, ok. Ho capito adesso. Scalo stelo, ok. Yo!
Che dove essere primo al momento, quindi non so se c'è un effettivo limite. Credo di no. Ma è sulla piattaforma, ok? Possiamo mi solo con lo stick, vero? Ok. Ok, questo potrebbe essere un grosso problema se Wario mi viene addosso. Questo me lo ricordo, alza la bandiera, c'era, era un minigioco di Mario Party per Switch, però era sull'acqua. Non ti casi anche se dovevi arrivare secondo, vinto. Ok, punteggio perfetto, ottimo. Ovviamente non so se completeremo oggi al 100% l'isola. Però perlomeno voglio penemi, voglio almeno affrontare il boss. Decorazione ottenuta, bastoncino, bastoncini con il cappello di Mario per decorare le piante. Usa per decorare la piazza party. Ce l'hai messa tutta. Per ringraziarti, Mario correrà in tuo aiuto se ti dovessi trovare nei guai. Rinforzo a disposizione. Ne hai bisogno? Mario verrà ad aiutarti. Che strano. Luca non è più attivo come prima. Che sta successo? Di solito basta che qualcuno passerà nelle vicinanze perché comincia a iruttare. Poi se lo colpiamo con qualcosa e poi scappiamo. Ba-boom! Capisci cosa intendo, vero? Ok, cosa devi prendere? Oggetto della fortuna, ciò che ci livrerà il tuo livello di fortuna. Carrying di oggetti, mi gioco, ok, una volta. Ci proviamo, perché no? Si inizia! Vediamo. Non lo prendi i dei dorati, però anche il tubo dai oggetti ottenuto, quindi il tubo va più che bene. I risultati oggetti della fortuna, oggetto ottenuto, tubo, il tuo livello di fortuna è molto buono, livello di fortuna 5 stelle. Se fai un giro completo del tabellone potresti imbatterti in un'altra versione di te. Ok. Un Twomp. Oh no, è un Womp, non un Twomp. I Twomp sono quelli che cadono, questo è un Womp che può camminare. Domino. Ok, dovrebbe essere un minigioco nuovo. Stanno aggiunto in Mario Party Superstar, che ho giocato veramente pochissimo, non so come. Ok, molto easy. Quindi praticamente il pulsante per 10 secondi per creare una fila di Womp
e poi guardarli cadere come teste del domino. Vince chi realizza la fila di Womp più lunga. Cominciamo. Dovrebbe essere easy come cosa. Si inizia! Vediamo quanti ne ho fatti. Ok, ne ho fatti quasi il doppio di loro. L'ultimo è di 29, quindi sì, più o meno. Ci bloccato e non ho finito di leggere. Abbiamo preso una quest per, per le 50 ricompense che abbiamo visto a fine scorso episodio. Ce ne mancano 13. Pensiamo che il numero di stelle che ci indica quante ce ne mancano sarà per sfidare il boss. Li farà passare. Quindi sappiamo che è sbloccato il passaggio qua, che ci fa andare down un Goomba. Ah, ho perso la cosa più preziosa che ho. Chissà se la ritroverò. Per caso hai visto la mia bandana? Sulla tua testa. Ah, hai ragione, che sbadato. Grazie di avermelo fatto notare. Do una mini stella come ricompensa. Ok, semplice, easy. Bene, ora posso rimettermi al lavoro. Dobbiamo anche ancora andare a soddisfare. No, non riesco a uscire dal barile. C'è qualcuno da fuori. Vi prego, aiutatemi. Diamogli una mano. Grazie. Mi sono infilato nel barile in previsione di un'eruzione. Mi sono incastrato e non riuscivo più a venire fuori. Serve una mano per fare qualcosa? Sarò felice di aiutarti. Intanto, grazie ancora. Rinforzo a disposizione, quindi spunzo. E c'è, se no, in genere il suo secondo aiutante. Comunque, ho questo oggetto e quell'altro. Io ho anche Donkey Kong. Ehi tu, come va? Ti va un minigioco? Ok, il gioco sulle quali fa parentesi che finisce la traduzione. Ritmo di Bonghi con DK. Adesso ci sto pensando, non so effettivamente se c'è una modalità storia in Mario Party Superstar. Perché in Mario Party per Nintendo Switch, il primo di Mario Party primo è uscito, ce l'ha. Suona i bonghi al ritmo di Donkey Kong, vince chi suona meglio. Ah ok, ho capito. Easy. Posso ricominciare? No. Sicuramente non riuscirò a vincere. Se riuscirò a vincere sarà per il rotto della cuffia. Niente, non per altro, diciamo. Stiamo veramente molto bene.
che 110 punti, il doppio forse del secondo. O quasi. Che bastoncino. Bastoncino con la cravatta di Donkey Kong che decora le piante, ok. Bel ritmo. Molto divertente. Se ti serve aiuto, ci sono. Missione di rispetto, ti aiuterò quando ne avrai bisogno. Rifacciamolo presto. Ok, rinforzo a disposizione. Ti va di fare un quiz? Ok, perché no? Che bello, procediamo subito. Lo conosco, quest'isola assomiglia a qualcuno. Ok. Quindi Goomba assomiglia a un Goomba. Presumo sia una cosa molto lunga, quindi cercherò di saltare il più possibile. Per tuo mestiere di rispondere al quiz ti meriti anche questo. Ok, bandierina e stendardo, bandierina e stendardo gialli che stanno bene ovunque, ok. Grazie per aver fatto una sosta qui per una pausa quiz. Allora, quanti negozi ci sono? Ne ho visti due. Non credo che siano 5 o 8. Andiamo su 3. Ottimo. Quali sono i posti dove puoi prendere una teleferica? Ne ho visti due io per il momento. Da aggiustare. Che cosa indossa sulla testa i Goomba che stanno preparando le installazioni? Bandane? Quanti cuscini ci sono su ogni amaca di quest'isola? Non ne ho idea, diciamo 3. Due. Quel numero massimo di forzieri che ci sono nel minigioco dei forzieri che ha luogo sulla nave. Ne ho visti 5 c'erano nello scorso episodio, quindi. Che appare quando il vulcano erutta? Goomba volanti. Goomba dorati? Sul serio? Non lo sapevo. Quel detto può aiutarti a lasciare un'isola se l'alta marea te lo impedisce. Un tubo. Finché posso io continuo. Quel numero massimo di monete che puoi raccogliere pescando. Vorrei dire 15. Quanti tipi sono sommersi dall'acqua se c'è alta marea e non sono visibili? Ciao, 12. Hai ottenuto 30 ministelle o più, Mario. Un premio per te. Avvicinati.